Band in Paris 2023 ci sono tantissime novità presentate al mercato. Una di questa è presentata da Spinel. Ci troviamo allo stand di Spinel SRL e siamo in compagnia del suo amministratore delegato Giovanni Spinelli. Giovanni, è un gran piacere rivederti qui dopo 6 anni, dopo averti intervistato a Trieste Espresso. Ciao Giovanni. Anche per me è un grande piacere rivederti e rivederci di nuovo dopo questo periodo un po' di buio, di pandemia, e salutiamo tutti gli amici di Vending TV. Però nel frattempo ti invito a far vedere quella che è la novità, la Coffee Tower, che noi stiamo coprendo in modo prudente per non svelarvela, ma ora è il momento di spostarmi, lasciare a te il microfono, mostrando a tutti loro il gioiellino che avete creato e presentato in questa occasione. La Coffee Tower nasce da una mia esigenza, una mia voglia di rendere partecipe il fruitore dell'estrazione del caffè, quindi non distrarlo dalla macchina, ma togliere tutto e lasciare solo l'indispensabile. Una torre, il gruppo che fa l'infusione dell'espresso. Quindi questa macchina è stato nascosto tutto, ci sono solo le due torri che fanno il caffè a destra e il caffè a sinistra. Io ora mi rimetto al mio posto, sono uscito fuori campo proprio perché era nostro desiderio coprirla inizialmente e poi mostrarvela in tutto il suo splendore. Abbiamo notato che ci sono poi le finiture in legno, ci sono tutta una serie di accorgimenti architettonici. Ha un design molto accattivante e era in fiera. Lo stiamo notando perché sta incontrando il gusto di molti nostri clienti. E la cosa particolare è che noi qui, per esigenze di stand, abbiamo portato la versione che sta sul bancone, ma questa ha la possibilità di essere totalmente incassata e veramente scompare la macchina e si vede solo l'espresso. Non resta che andare a vederla da vicino nei loro stabilimenti oppure nel prossimo appuntamento più affine al pubblico italiano, Host 2023. A ottobre presenteremo anche la versione a capsule, perché noi siamo, come azienda, siamo stati sempre ambasciatori del sistema a capsule e a cialde. E le nostre prime macchine sono state le macchine che usavano il sistema della cialda, però poi siamo anche andati sul porzionato in capsula e anche questa macchina farà la stessa strada. Abbiamo fatto prima la macchina con le capsule e con le cialde, e adesso a agosto presenteremo anche quella con le capsule. Sempre con tutte le caratteristiche distinguibili di Spinel, che fanno delle macchine dei veri e propri carri armati. Sì. Sono resistenti, sono tenaci, assolvono al proprio dovere con un'infusione direi perfetta. Manteniamo sempre la nostra linea, la nostra condotta. Io ricordo una prima pubblicità quasi 25 anni fa, dove uscimmo su una rivista con una scritta: non si rompono mai, finalmente non si rompono mai, perché effettivamente ci sono macchine che stanno in giro da 18 anni, da 20 anni, e i clienti ancora sono affezionati, gli fanno quelle piccole manutenzioni di usura normale, tradizionali, insomma, le guarnizioni, la pompa. Una Spinel è per sempre. Ecco, una Spinel è per sempre, è un bello slogan, tutto sommato. Tuttavia diciamo anche in modo assolutamente obiettivo che le vostre macchine sono
davvero tenaci, resistenti, super, come si dice qui a Parigi. Guarda, io ho avuto uno dei complimenti forse da un nostro cliente importante, e ha detto: guarda, voi già 20 anni fa eravate avanti, perché la vera ecologia si fa nel riutilizzo, non nel usa e getta, perché noi abbiamo solo un pianeta, o finisce dove noi andiamo a raccogliere risorse, o si riempie dove andiamo a buttarle. E quindi, non avendo un altro pianeta, dobbiamo un po' ridurre questo andamento di usa e getta, di consumismo, diciamo, sfrenato. Ecco, quindi le macchine devono durare, e così rispettiamo anche l'ambiente. Con grande sostenibilità. Continuate ad essere degli innovatori, Giovanni. Allora, noi ci rivediamo a Oss con un modello ancora più perfezionato rispetto a quello che avete presentato qui a Cialde. Intanto, grazie per la collaborazione. Grazie, un saluto a tutti gli amici di Vending TV.